Ciao ragazzi, oggi dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Oggi, come al solito, in queste partite, non da dentro o fuori, ma una partita dove dobbiamo dimostrare di essere differenti dagli altri. Una Juve umiliata dagli israeliani, il Milan umiliato dal Chelsea, noi vittima sacrificale dopo tutto lo schifo che c'è stato all'andata mediatico. Dopo tutto lo schifo nel pre-partita, tifosi nerazzurri non accettati con il vestiario nerazzurro, colori sociali, non è che vanno con le magliette, odio Barcellona o Barcellona merda, non accettati nei settori oltre il settore ospiti. Quindi oggi voglio i fatidici 11 animali. 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 Stop! Se qualcuno conosce i calciatori dell'Inter, gli giri questo video e gli faccia capire che questo deve essere lo spirito. Voglio 11 animali. 11 animali contro un ambiente di merda, una squadra di merda, una squadra che neanche si doveva iscrivere alla UEFA Champions League, perché noi ogni tanto non facciamo, noi siamo con le pezze al culo e stiamo, capito? Non compriamo nessuno, quello ce lo prestano, quello ce lo regalano, quello ce lo passa l'Inps, quell'altro calciatore ce lo fa il fondo di garanzia Octree, eccetera, eccetera. Mentre loro, Lewandowski, quello, quell'altro, quell'altro. Hanno rotto il cazzo, voglio 11 animali, perché a noi anche i prestiti ce li pagano per in parte gli stipendi le squadre che ci hanno prestato i calciatori. Quindi non rompiamo, non rompete i coglioni all'Inter, che come il Barcellona non c'entriamo un cazzo. Noi abbiamo un'altra storia, una storia di correttezza, non una storia di piangina, una storia di ogni volta che si perde è colpa degli altri. Noi quando perdiamo diciamo siamo dei coglioni, abbiamo perso per nostro demerito, a parte il periodo calciopoli, eccetera, eccetera. Quindi oggi voglio 11 animali, perché il Milan ha perso e si godrebbe di più, perché la Juve ha perso e si godrebbe di più. Poi per quanto riguarda il Milan, ragazzi, ieri purtroppo in maniera molto rigida è stato applicato il regolamento, eh. Cioè non inventiamoci nulla, che fallo da ultimo uomo, poi che Mount è fin troppo corretto, che non si butta è un altro discorso, ma è stato applicato fallo ultimo uomo, anzi è rigore ed espulsione, anzi nel basket un'azione del genere sarebbe stata punita da entrambi, magari se avesse segnato Mount nel basket. Cerchiamo di farvi capire, avrebbero dato il gol più la punizione. Non ha segnato perché è arrivato corto, perché è stato limitato nel muoversi in avanti, e questo è il risultato. Rigore più espulsione. Fa specie, fa strano che al 18esimo, e diciamo che non abbiamo confidenza nel vedere un'espulsione, si vede sempre nei secondi tempi, a partite inoltrata. Però ragazzi, purtroppo in Italia funziona in un modo, per alcune squadre, non per noi. E invece, mamma, c'ho capelli come alfalfa, ragazzi, devo andare a lavorare, quindi calcolo questo video l'ho fatto alle 5:40 del mattino. Per il resto, 11 animali. 11 animali, li voglio troppo bene a Bob, per 11 animali, Bob, dai, viva l'Inter, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, 11 animali, voglio 11 animali. Tre risultati su due, ma come ha detto Diego ieri, mi raccomando, andiamo per vincere. Poi il Barcellona ci sta, che può vincere, ci mancherebbe, ci può fare anche 40 gol. Ma voglio 11 animali, lasciate tutto in campo, fate sentire qualche bella tac, nel caso non dovessimo raggiungere il risultato, facciamo sentire qualche tacchettata, qualche ginocchiata. Boh, adesso non si vede la parte inferiore, sennò vi dicevo pure come dare qualche ginocchiata impercettibile. 11 animali, viva l'Inter ragazzi! Ed iscrivetevi. Una cosa, arriviamo a 9.000 bastardi che seguono questo stronzo. Ciao, iscrivetevi.